vedo tanta gente, mi fa veramente, veramente tanto, molto piacere, non solo per Cristina. Io vi devo essere sincera, insomma, non la conosco. Io ho scoperto questo libro in una bellissima biblioteca a Roma. Io amo andare in biblioteca a Roma perché è un luogo dove, oltre a conoscere un po' il mondo, ci si prende un caffè e si dialoga con chi si incontra. Io mentre sfogliavo, giravo, ho visto questo libro così che mi ha colpito la copertina, però mi ha colpito il cognome. Quando ho letto io devo essere sincero, ho subito pensato al professore Rio, è in sala, quindi mi permette di dirlo, perché lì io l'ho visto io. E poi invece però ho chiesto, e abbiamo visto su Facebook, e da lì insomma ho capito che comunque ne valsa la pena sfogliare così. Inizialmente solo ed esclusivamente la copertina, poi ho letto la recensione, poi ho letto il libro. Ebbene, insomma, non solo lo sento come dovere istituzionale presentare una ricchezza che pur se non vive o non è residente nel nostro territorio, ma proviene dal nostro territorio. Io insisto su queste cose, che le risorse vanno assolutamente valorizzate, e quindi ecco perché ho chiesto naturalmente qualche numero di telefono ai parenti e ci siamo messi in contatto. Quindi Cristina, io non ti conosco, pertanto non voglio assolutamente entrare proprio a dire niente, perché ci sarà sicuramente il professore Cubblerà che, avendo letto bene il libro ed essendo ormai un nostro estimatore nella critica positiva e costruttiva, e quindi io mi affido a lui nel saperne di più, che è molto profondo, e poi ho fatto il benedetto. Il professore Cubblerà lo conoscete tutti, quindi per sua eccellenza dico solo che insegna lettere e filosofia, prima a Catanzaro, ora a Seconda Giura. Vive naturalmente qui a Seconda Giura, è un cittadino. Così fa il benedetto, questa storia, ma la cosa che voglio ricordare a me stessa è che sta lavorando molto molto per questa comunità di Decollatura, anche se io vedo molte persone anche di Adami, Adami è una frazione di Decollatura, che un po' si sentono in modo, diciamo così, provocatorio, lo dico io stessa da sindaco, autonomo, e ne cura molto Adami, e io questa cosa dico sempre, padre Benedetto, beh ora dobbiamo assolutamente aiutarci vicendevolmente. Sta completando, ma è quasi ormai completato, un bellissimo eremo, quindi vorrà dire che poi nel giorno d'estate, perché dov'è, insomma, abbiamo anche qualche problema. Magari quando c'è la neve è ancora più bello, no? Con la protezione civile sicuramente ci arriviamo, è anche più bello. Naturalmente non è di Decollatura, ma ormai per noi è di Decollatura, c'è da tanti anni qui da noi. Lo apprezziamo per tante doti, proprio per tante, non è solo esclusivamente quella religiosa, ma soprattutto per le doti umane e poi la sua franchezza nel dialogare con la comunità. Quindi io ringrazio veramente tutti e mi riservo solo di dire questo per Sua Eccellenza, il Prefetto. È sempre un piacere avere un'istituzione presso, diciamo, il territorio, un comune o altro. Però in questo momento la vicinanza e questo rapporto, questo interscambio, diciamo, proprio istituzionale tra non solo il prefetto in quanto istituzione prefetto, ma il prefetto che vive in città, a Catanzaro, non sentiamo ancora questa lontananza purtroppo con la città. La stiamo difendendo, dicevo un attimo, da questi momenti, con la mobilità, perché per noi la città in un certo senso non deve necessariamente portare quella osmosi tra quelle grandi centri culturali diciamo e di svago che può portare, e invece un paese che purtroppo nello scrivere proprio il contratto locale di sicurezza che stiamo preparando, 17 comuni della provincia di Catanzaro che possiamo fare questo progetto, io ho scritto proprio non c'è neppure un cinema, quindi ci difendiamo tante piccole cose, ma ce le difendiamo veramente con
con sacrifici, e alcune volte non siamo manco compresi perché sentiamo questa distanza, no? Infatti molti studenti, purtroppo, pur avendo un liceo scientifico, pur avendo un'industriale, un'agraria, però molti studenti vanno anche nella città, sia di Lamezia Terme che di Catanzaro. E ci difendiamo certo anche alcuni servizi che alcune volte, a causa di questi tagli, capisco bene che poi il governo centrale deve fare un'economia, ci difendiamo in particolar modo anche il servizio della sanità. Però la cosa bella che posso dare come notizia ai cittadini di Pecorlatura, ma al comprensorio del Reventino questa sera, è che finalmente parte questa unità centrale dei medici di famiglia, l'UCC H24, nel senso che nel nostro poliambulatorio sanitario finalmente abbiamo ottenuto la possibilità di avere H24 il servizio medico e di guardia medica. Non è poco, perché tutto sommato in un momento di crisi e di chiusura di alcuni servizi noi abbiamo ottenuto invece questo ottimo servizio. Non solo, io dall'inizio ho sempre detto che avevamo bisogno di un cardiologo, questo è il problema principale che è emerso, diciamo, in questo territorio. Beh, devo dirvi che abbiamo avuto non solo il cardiologo una volta a settimana, ma abbiamo anche un pneumologo e un diabetologo. Quindi dall'anno nuovo rafforziamo anche i servizi sanitari e finalmente, l'Ufficio Eccellenza, parte quell'idea di sanità territoriale che ben fa sperare per i paesi evoluti, considerato che gli ospedali bisognerebbe fare solo la pulizia. Quindi questa come notizia, perché lo sapevo da tempo ma non l'ho mai data, proprio perché dovevamo assolutamente firmare proprio il progetto, ma a partire il progetto ormai parte, inauguriamo con veramente l'inaugurazione la FASCO per Viti lunedì insieme al direttore generale e ai sindaci che siamo interessati, quindi questo a livello centrale. Poi naturalmente all'anno nuovo vi prometto che anche noi come comunità inaugureremo questa, diciamo, bellissimo servizio che abbiamo avuto dal 2000, partirà sicuramente dal 2014, in realtà abbiamo già firmato, quindi dovrebbe partire già prima di Natale, però abbiamo fatto dei lavori e altro, quindi già partirà dal 2014. Non è poco in questo periodo di crisi. Mi sono permessa, solo perché veramente è l'occasione per poter parlare con tanti cittadini e dare una notizia positiva in tutto questo, diciamo, momento di negatività. Forse ogni tanto dare speranza è importante. Grazie a tutti voi, grazie e diamo subito la parola. Sapete che Cristina ha origine nel nostro paese, io dirò pochissime cose, diciamo, attraverso la sua biografia, perché in realtà anche io non la conosco di persona, l'ho conosciuta da Anna Maria, che mi sono sempre sul posto. Quindi Cristina Lio nasce nel 76 a Fermo, nelle Marche, ha vissuto una comunità di accoglienza in Calabria, di cui poi in questo libro anche parla. Laureata in DAM, da diversi anni lavora all'interno di un'organizzazione del terzo settore. Come altrimenti confesso, mi interessavano sono questi. Il cinema e la letteratura sono le sue passioni principali. E altra cosa più importante da ricordare è che questa è la prima opera letteraria che pubblica. Io adesso passerò a fare una mia lettura, in modo particolare proprio di questo romanzo. Una mia interpretazione, chiaramente spero poi alla fine anche di discutere con l'autrice e anche con gli altri ospiti, anche con il pubblico, per vedere se le cose che ho colto sono delle cose che non hanno un certo valore, una certa validità. Lo sfondo su cui tutto acquista significato è la comunità. Una famiglia allargata, una famiglia sui generis, in cui tutto è anormale, ma in cui tutto è normalissimo. La scrittrice descrive una famiglia straordinaria, come se fosse una realtà semplice, quotidiana, ordinaria. I suoi occhi vedono
ciò che è più apparirebbe strano con una semplicità con naturalezza, con semplicità con naturalezza. La protagonista di questo racconto è la protagonista principale, è l'io narrante di una bambina di 11 anni che cresce insieme con il padre, la madre e il fratellino in una comunità di tossici, handicappati e di obiettori di coscienza. Questo linguaggio così crudo, così forte, è un linguaggio che in fondo l'autrice lo vuole mettere in gioco. Io me lo spiego a partire da un piccolo episodio che ho raccontato alla fine del libro. L'autrice racconta che di solito quando le persone che hanno un handicap entrano in un negozio, i commessi che cosa fanno? Non guardano la persona che per esempio è seduta su una sedia a rotelle, ma guardano invece che cosa l'accompagnatore, si rivolgono all'accompagnatore. Allora io penso che l'uso delle parole anche contestualizzate in un certo momento storico, in cui io è stato in qualche modo ambientato, ha il senso in fondo di far guardare in modo abbastanza, diciamo, diretto il problema di queste persone. E quindi attribuendo questi nomi non si vuole, come posso dire, offendere queste persone, ma anzi si guarda direttamente alla realtà di queste persone. E quindi penso che l'autrice abbia lasciato questo linguaggio anche per questo motivo. In ogni caso, la bambina che cosa fa? Si aggira nella comunità, vivendo e osservando tutto quello che accade. È una grande osservatrice. Questa bambina però è chiusa in se stessa, sostanzialmente una bambina sola. È una bambina taciturna, timida, non le piace ballare e odia le gemelle, che sono due protagoniste di questo conto, perché la obbligano a farlo durante le feste della comunità. Gioca malvolentieri col fratellino e con le bambole. Non ama stare nemmeno con i suoi coetanei. Quando comincia a frequentare la casa di una compagna di scuola, scopre l'altra casa rispetto a quella della comunità in cui vive. Un modo di vivere che non le appartiene. Il padre e la madre sono sullo sfondo. Dalla loro presenza, assenza, traspare sicurezza e forza, secondo me, ma nello stesso tempo insicurezza e debolezza, che io dico cauterizzano, formano, in un modo forse indiretto, proprio il personaggio. Questo io narrante che è il protagonista di questo romanzo. Ci sono vari personaggi in questo libro. Il primo, che secondo me è quello più importante, è quello di Veronica. Veronica è una tossicodipendente che è ospite di questa comunità. Tra lei e la bambina, tra lei e questo mio narrante, si instaura un rapporto di complicità, di comprensione, di identificazione molto forte, in modo particolare da parte delle bambine nei confronti di questa Veronica. È il personaggio che attraversa tutto il racconto e verso cui la protagonista declina tutti i suoi sentimenti di adolescente in formazione. È un personaggio contraddittorio ma affascinante, che sa entrare nel mondo della bambina e poi quando ritorna dell'adolescente, senza bisogno di grandi discorsi, ma andando al di là di essi, entra direttamente dentro la vera vita della protagonista. Un altro personaggio, pure molto importante, molto interessante, è Alfredo. Anche lui è una persona immobilizzata, vive su una sedia a rotelle. È un personaggio che trasmette, secondo me, una sensazione alla bambina di forte vigore e dico anche di ineludibilità. Cioè come se le cose avessero una necessità intrinseca. E quindi di conseguenza questo senso di necessità intrinseca, questo personaggio, secondo me, lo trasmette, questo insegnamento lo trasmette alla bambina.
sotto il letto di questo Alfredo la bambina si rifugia, perché lì sotto cerca sicurezza ma anche solidarietà. Alfredo, secondo me, comunica senza comunicare, come Veronica, ma fissa nella mente della bambina con chiarezza cosa è giusto e cosa è sbagliato, e cosa è sbagliato. Cioè comunica il senso di giustizia e il senso di non giustizia, in fondo non attraverso la comunicazione, attraverso dei discorsi, ma attraverso una serie di, modo, di gesti, di atteggiamenti. E il modo di essere che la bambina, protagonista del libro, in qualche modo impara, assorbe, ecco, senza il bisogno di discorsi inutili. Il padre è preso dalla vita della comunità, apparentemente trascura la bambina, ma sembra un personaggio fermo, un personaggio che ha una sua consistenza, presente nei momenti importanti, solo che non riesce a consolarla. Il suo mondo, il mondo di un adulto impegnato, non contempla i sentimenti della figlia, di una bambina. La madre, anche lei sulla sedia a rotelle, è delineata con pochi tratti marginali, ma magistrali, che non annoverano la denuncia esplicita dei conflitti con la figlia, che pur, secondo me, in modo latente ci sono. Lei, la madre, educa la figlia, stabilendo cosa deve fare e cosa non deve fare, ponendo i limiti. In verità dico che nella comunità i genitori di questa bambina devono fare poco, perché la vita vissuta quotidianamente detta le regole in modo esplicito, in modo diretto, è l'esperienza vissuta che stabilisce la moralità dei singoli e la moralità del gruppo. Infine, l'ultimo personaggio che voglio citare è Giancarlo, il prete, che è il fondatore della comunità. Anche lui, dico, come ogni prete di frontiera, è un prete particolare, un prete sui generis. Si incazza, grida, bestemmia, sta in silenzio, però lavora costantemente e dedica completamente a questo gruppo in cui vive. Dico, tutto sembra meno che un prete. Questo romanzo, secondo me, al di là del contenuto, che sicuramente costituisce, come posso dire, la materia fondamentale per la forma espressiva, vale di per sé, per come è scritto. È un romanzo che usa una lingua meditata, una lingua colta. Attraverso gli occhi di una bambina ci viene descritto un linguaggio preciso, asciutto, conseguenziale, minimalista alla Carver, un mondo nella sua semplicità e normalità quotidiana, il mondo di una bambina di 11 anni. Tra normalità e anormalità, la disarmante semplicità della visione di una bambina. La narrazione è una narrazione contemporaneamente forte e debole. Forte perché i temi trattati, le vicende, la realtà descritta è impegnativa. Debole per il modo in cui dalle vicende sono strutturate, con una voluta e ricercata semplicità linguistica, adatta alla bambina undicenne. La quotidianità è raccontata senza narrazione, senza miti, con disincanto. Le vicende si susseguono nell'ordinarietà quotidiana della comunità, ma assumono, piccole vicende, un valore paradigmatico. La narrazione ha la forza della rappresentazione di fatti eccezionali che diventano fatti normali e di fatti ordinari che diventano fatti eccezionali.
tutta questa misura dal punto di vista del narrante. Infine, voglio puntualizzare come il linguaggio della scrittura cambia man mano che con gli anni la bambina cresce e corrisponde alla sua maturazione. Cioè, c'è una scelta linguistica, va bene? C'è l'autrice, non scrive in modo neutro, non sto raccontando dal punto di vista delle persone che ha una certa età e quindi di conseguenza che vede le cose con gli occhi suoi, ma racconta dal punto di vista della bambina, quindi anche il linguaggio viene modificato in base all'età. Difatti, tra la prima e l'ultima parte della romanza vi è una modificazione delle espressioni al fine di rappresentare proprio questa evoluzione, che non è soltanto chiaramente un'evoluzione di tipo fisico, ma anche un'evoluzione di tipo mentale. Bene? E quindi l'autrice ha la capacità di adattare il linguaggio espressivo proprio alla condizione, all'età della bambina, perché il percorso delle bambine è raccontato da 11 a 14 anni, 15 anni. Infine, qualche piccola considerazione generale. Possiamo definire tale romanzo come un romanzo di formazione, di trasformazione, di passaggio dall'infanzia all'adolescenza di una qualsiasi bambina, al di là dell'eccezionalità del contesto. Tutte le adolescenti che si sono poste dei problemi potranno identificarsi nella protagonista. Non è solo la comunità il tema del romanzo, è la vita della protagonista. Questo fa assumere un valore letterario al romanzo di portata universale, al di là della contingenza. La protagonista sembra che sia la sorella di 10 anni, Febbre, del giovane Holden di Salinger. La donna più saggia del mondo, la definisce Holden, che si è decisa finalmente a mettersi a scrivere. Si è messa a raccontare la verità. Al posto di Holden, il fratello, che in fondo, dico io, non era capace. Infine, ultima considerazione, ho chiuso, vorrei ricordare la estrema delicatezza del racconto per come tratta dei sentimenti. Impalpabili, impenetrabili e da non comunicare facilmente, altrimenti diverrebbero chiacchiere, ostentazione e quindi diverrebbero falsi. E questo è il segreto di Veronica: comprendere la realtà dell'animo umano con quella profondità e discrezione che pochi sono capaci di fare. Per il quadro generale, che era importante, anche se ritengo sempre che quando si leggono, si presentano i libri, svelare il finale non gusta, quindi lasciamolo lì e con il piacere di poi leggervelo. Ringrazio Cristina perché leggendo il suo libro ha tirato fuori cose che anche io ho vissuto, non perché sono stato in una comunità, ma perché nella mia strampalata vita, tra l'altro vengo anche dalle Marche, quindi siamo compaesani in un certo senso, ho avuto occasione di seguire alcune comunità, conosco quella di Caplata molto bene, abbiamo seguito i nostri in una comunità per handicappati che si chiama Roller House, per dire che la realtà della vita dell'handicap, la realtà della vita della tossicodipendenza mi ha toccato da vicino, anche perché nella parrocchia dove ero c'era una comunità e quindi spesso avevamo contatti. E quindi toccherei più gli aspetti emozionali che nel libro presenta, perché da una parte c'è gli occhi della bambina e con gli occhi della bambina che però esprime dei sentimenti, degli affetti, dei... odio la parola eccessiva, ma dei rifiuti, diciamo così, come succede a tutti i bambini. E quindi certe dimensioni che esprimi sono apparentemente molto superficiali, in realtà sono molto profonde.
penso semplicemente al commento che Cristina fa rispetto al dialogo che si fa in comunità sui tossici, e si dice, lei lo fa in modo molto sintetico, stanno male dentro, no? Così questa affermazione che è veramente un macigno, ma contemporaneamente chiarissima, che fa capire effettivamente che tipo di disagio si vive. Perché mentre io ho visto queste due anime all'interno del libro, mentre c'è la dimensione dell'handicap che purtroppo non ci possiamo fare nulla, nel senso che Alfredo è malato e non può fare nulla per la sua malattia e arriva fino alla morte, c'è mamma che sta in carrozzina e tutta una serie di realtà intorno alla comunità con cui si fatica e si condivide la vita insieme, perché la vita in comunità non è semplice, come in famiglia, ma lì sono più persone, quindi è ancora più faticosa. Però ecco, c'è questa normalità che fa parte della vita. Mentre quello che lascia con molto interesse e anche con molta, tra virgolette, preoccupazione, perché apre un campo a un problema molto serio, che è quello della tossicodipendenza, lì è bello quell'espressione che più volte viene usata da Cristina del non capisco. Ma perché lo fanno? No? Ma perché succede? E l'unica persona, tra l'altro, con cui riesce a entrare in piena sintonia è questa ragazza Veronica, che tra l'altro è l'unica che, pur vivendo in questa dimensione, io perlomeno l'ho letto così, poi mi correggerai se non è questa la lettura, si fa bambina in realtà. E gioca non tanto per far piacere alla bambina, ma gioca proprio a fare la bambina, come se non avesse voluto crescere, no? E lo stesso fatto dei cambiamenti che usa nei disegni che fa, no? Dai colori che usa e così via, esprimono atteggiamenti diversi, evolutivi della persona dell'interiore. E quindi ci ho visto un pochettino in questo senso una famiglia allargata, sì, nella comunità in cui hai vissuto, ma che per certi aspetti, scusami per questo, l'immagine rappresenta un po' quasi un piccolo paese, no? Con le sue problematiche, pensiamo al nostro, è una piccola realtà in cui anche noi ci troviamo in un ambiente, no, fatto di persone che magari, come i volontari, gli obiettori che mette in evidenza, qualcuno c'ha voglia di lavorare, qualcuno no, mette in evidenza in realtà alcune situazioni come appunto l'handicap che noi nel nostro paese ne abbiamo, no? Con l'atteggiamento proprio di farlo diventare connaturale, no? Con tutto quel profondo rispetto che fa diventare una difficoltà grave, seria, normalità. No? Mentre metti in modo particolare il dito sulla piaga, sull'aspetto della tossicodipendenza, che tra l'altro tocca il nostro paese, molto più forse di quello che noi non vogliamo neanche ammettere. Dà fastidio, fa sofferenza, dispiace, però, eccellenza, lo dico anche a lei, effettivamente viviamo in una realtà in cui la presenza della droga c'è, e non è che ce n'è poca. Mi è capitato, io ormai sono 10 anni che sono qui e posso dire mi sento e sono a casa mia, questo è il mio paese, e per questo abbiamo scelto come comunità di stanziarci qua, proprio perché abbiamo fatto una scelta di comunione totale, non potevamo benissimo spostarci in qualsiasi altra parte, abbiamo fatto una scelta precisa che abbiamo pagato, ma non ci interessa, siamo pronti a farlo, che però ecco, esprime proprio questa dimensione. All'interno di quella che tu presenti in questa piccola comunità, che poi tanto piccola non è, perché poi ogni tanto si anima di tante persone dall'esterno, coinvolgimenti, no? Feste, penso anche alle nostre feste paesane, no? Che porta questo un parallelo che più volte ho riscontrato, e che mette comunque in evidenza queste fatiche. No, queste fatiche del vivere insieme con disponibilità, con pazienza, mettere insieme caratteri diversi, situazioni diverse, ma soprattutto con la solidarietà che, al di là del disagio che soprattutto una persona in crescita, come in realtà tu presenti, 11 anni, 11 anni e mezzo, 14, no? Rappresenta un pochettino l'età evolutiva del nostro paese, che deve maturare. E che purtroppo, dobbiamo dirlo per tanti aspetti, ancora è il maturo. Abbiamo, come diceva prima il sindaco, un liceo scientifico qui, due scuole superiori a Someria, però sembra quasi che questo respiro culturale che in paese si potrebbe respirare non arriva, non arriva. Sembra quasi non arrivare alla quotidianità, no?
E credo sia molto bello che ecco, tutte le occasioni servano per creare cultura, per creare incontro, soprattutto per creare confronto, no? Perché lo spaccato di vita che tu presenti diventi un pochettino lo spaccato di vita della nostra realtà, della nostra comunità, con alcuni inviti ad essere vigilanti, ad essere attenti, no? A porre, cioè, una capacità che questa bambina, che sei tu, rappresenta, di ragionare sulle cose, cioè non le date scontate. Si domanda, ma perché Alfredo sta così? Ma perché Veronica si comporta così? Ecco, purtroppo la logica dei perché noi rischiamo di metterlo un po' da parte e preferiamo dire andiamo avanti. Ma poi quello che sarà, sarà senza affrontare le reali situazioni problematiche, che invece, ecco, il libro mi sembra molto stimolante per questo, sono molto importanti, perché ci invita a non dire ma vedremo, ma a dire oggi è così, io che faccio? No? E anche il titolo mi ha colpito molto, perché fino alla fine ho cercato, ma dove starà sta frase, no? Che di solito i libri si rubano, i titoli si rubano da qualche frase nel libro. Non c'è questa frase, l'ho letto bene, non c'è. Però in realtà esprime perfettamente il concetto, credo che poi ce lo spiegherai tu stessa, volevi esprimere per tanti aspetti, perché questa ragazza vive degli abbandoni, sia dovuti alla vita, alla morte, eccetera, sia a persone che non hanno il coraggio di crescere e quindi fuggono davanti alla realtà. E allora chi resta deve capire tante cose. E noi restiamo, abbiamo scelto di restare, questo è il nostro paese. E dobbiamo domandarci quanto siamo disposti a capirlo nei suoi problemi, nelle sue difficoltà, nei suoi disagi, no? Il cammino che fa la comunità, che immagino sia proprio il progetto subito, ho detto, no? E che Don Giancarlo e Don Giacomo, cioè ci ha detto un pochettino questa realtà bella, bellissima che c'è qui a Lamezia Terme e che esprime proprio questo tipo di dimensione, ma che ci invita a non pensare che tanto c'è qualcuno che risolve i problemi, ma a lasciarci prima noi interrogare dai problemi e poi essere noi i primi quelli che li condividono. Perché il problema, a Napoli come dicono, no? Se c'è il guai, mettilo sopra un palo che qualcuno lo vede. No? E così deve essere per noi. Invece noi abbiamo la tendenza a chiuderci davanti ai problemi, abbiamo paura addirittura di affrontarli, di parlarne, di condividerli, e invece con molta chiarezza, per certi aspetti direi con molta naturalezza, Cristina li esprime, no? Esprime i suoi affetti, i suoi disagi, i suoi desideri, le volte in cui la comunità proprio gli sta stretta, no? E altre volte invece in cui diventa un ambiente, un rifugio piacevole, significativo, no? Che è un pochettino la logica del mondo. E qui diventa un invito diretto a noi, se vogliamo stare alla finestra a guardare o vogliamo cominciare a lasciarci interrogare, capire e lasciarci coinvolgere direttamente da tante situazioni e tante realtà. Ci sono diversi pezzi che mi sono piaciuti, due in modo particolare. Uno non lo leggo perché poi ve lo leggete, non è che questo c'è a dirvi prima. Quando però praticamente Veronica scrive, questa ragazza tossicodipendente che non riesce a maturare, cioè non riesce a fare il salto di qualità, ad abbandonare la sua situazione, dice a questa bambina che malgrado tutto, grazie di esistere, no? Grazie che ci sei. No? E questo mi sembra molto bello e molto importante, no? E diventa un pochettino piacevole questa capacità di fare in modo che la vita va avanti, però io me ne accorgo, non lascio che la vita scorra e a un certo punto mi ritorno, ma sono qui come, perché, cosa ho fatto, no? L'ho vissuta, l'ho fatta mia fino in fondo e, no? E me l'ho presa proprio a cuore direttamente. Leggendolo, ma questo è sempre giusto per rallentare così, la presentazione e dare poi spazio a Cristina alle sue parole, mi è fatto venire in mente una cosa che mi è accaduta, vera, molto simpatica, che qualcuno già ha raccontato, proprio riguardo l'handicap. Stavamo insieme con questo gruppo di ragazzi della Roller House, in questa casa a rotelle, e siamo andati a fare una gita a Pisa.
bellissima giornata, al campo dei miracoli, uno dei ragazzi in carrozzella mi ha detto, io mi chiamo Giuseppe, quindi era Don Giuseppe, non Padre Benedetto, perché non era ancora eremita, e mi dice, Don Giuseppe, mettimi su quest'erba così verde, che non vedo l'ora di toccarla, di starci, cioè. Ho preso questo ragazzo, l'ho tirato giù dalla carrozzina, l'ho messo su questo prato tranquillo, e io mi sono seduto sulla sua carrozzina e giocavo con la tua propria, come racconti tu per certi aspetti nel libro, in questo campo dei miracoli. Passa un bambino, lo sento perché la mamma mi diceva, e la mamma fa, mamma guarda, e la mamma gli fa, sì poverino, vedi, è un signore handicappato che purtroppo non potrà più alzarsi dalla sedia. E io in quel momento mi alzo, e il bambino fa, miracolo, miracolo. Per dire come la naturalezza anche no, della vita dell'handicap va vissuta nella normalità, mentre rimane sempre più faticosa e dolorosa secondo me la dimensione della tossicodipendenza, perché lì veramente tocchiamo un campo, ci ritorno perché lo ritengo una cosa molto importante anche per il nostro paese, perché non ci dimentichiamo che abbiamo avuto anche ragazzi che sono morti per tossicodipendenza, no? Qui, in questa realtà, tra l'altro pochi giorni fa, sì, non era di decollatura, però comunque viveva decollatura. L'ultimo fatto che è accaduto di una ragazza giovane, di 28 anni, morta di overdose alla mensa. Quindi, ecco, questo ci ricorda come questa realtà è molto più vicina di quello che noi non pensiamo, no? E non basta soltanto dire, beh, stiamo attenti ai nostri bambini che davanti alla scuola non ci sia nessuno, ma qualcosa di più importante che va al di là. È proprio quello sforzo che qui viene messo anche in evidenza di una comunità come quella di Progetto Sud, che lavora per fare in modo che veramente queste persone che hanno questo male dentro possano essere forse non sempre guarite, ma almeno sostenute, no? Dandogli quello spazio per poter vivere la vita ed essere forse protette perché ne hanno più necessità, no? E quindi la comunità in cui tu hai vissuto, cui noi siamo grati proprio per questo dono che fa, che non è un servizio, molto di più, è un dono veramente che fa alla società, ma che ci serve anche per svegliarci, perché la droga non è un problema che qualcuno affronta, ma è una dimensione della vita di un paese, anche come il nostro, che deve veramente capire, affrontarla e cercare in tutti i modi di trovare strade, soluzioni, perché questo male che certe volte in tanti giovani c'è, veramente qui nel nostro piccolo possa essere alleviato il più possibile, no? Per quello che riguarda l'amministrazione, per quello che riguarda la comunità parrocchiale, per quello che riguarda tutte le nostre realtà, in primis credo le famiglie, no? Perché il primo sostegno nasce proprio lì, dalle famiglie che devono veramente dare quel sostegno, quella forza, perché tante volte mi è capitato anche di avere purtroppo lo sfogo, il pianto, il dramma, la sofferenza di queste mamme che si trovano questi figli rubati dalla droga e non sapere che cosa fare, perché purtroppo ormai è troppo tardi. In realtà dobbiamo capire che dobbiamo farlo prima, non quando succede. Quando succede vuol dire che il problema già c'era, no? Il dramma è già compiuto. Allora credo che sta a noi, alla realtà familiare, alla realtà scolastica, alla realtà, ripeto, sociale, ecclesiale, in questo senso dare veramente un'attenzione forse non maggiore ma diversa rispetto a questo tipo di problema, che per quanto siamo piccoli e pochi, come tante volte ci diciamo, però ci tocca, ripeto, più di quello che non pensiamo. Quindi grazie di questo stimolo che tu ci hai offerto. Molto poco, e forse questo è un richiamo e io lo accetto volentieri come pensiero per fare meglio domani. Cristina, vuoi prima dare un po', tu vuoi parlare e poi facciamo magari intervenire dal pubblico. Sì. Prego. Grazie, buonasera a tutti, grazie innanzitutto al sindaco, al comune, ai relatori presenti e alla presidenza.
per rispondere alla domanda di padre Benedetto, chi resta deve capire, in realtà non c'è la frase nel libro, però c'è una considerazione di uno dei tossici. Cosa succede? Proprio a Natale lui è costretto ad stare in comunità, non può andare dalla famiglia e quindi si chiede il perché, quindi da qui anche il titolo. Si chiede perché è dovuto rimanere mentre gli altri hanno potuto andare a festeggiare, quindi avere questo momento di felicità. Quindi chi resta deve capire perché appunto chi è andato via è andato via. Quindi la condizione, come veniva ben espresso, di chi anche ha subito un abbandono, quindi è rimasto, quindi ciò che può fare è appunto chiedersi il perché. Chi appunto se lo chiede si pone una serie di domande che non sempre trovano delle risposte. Il libro quindi è nato più che appunto da un desiderio di raccontare la mia vita e questa famiglia un po' allargata, diversa, anormale, soprattutto appunto da questo bisogno, questa esigenza di narrare questo sentimento, quindi anche il sentimento dell'abbandono e della perdita. I personaggi descritti appunto sono personaggi che sono appunto gli amici esistiti, che attualmente appunto sono ancora presenti, che mi hanno dato modo appunto di trarre degli spunti, di avere, come dire, sempre delle riflessioni su alcune cose che succedono, su cose che succedevano piccole ma anche grandi, importanti e meno importanti, e appunto la protagonista vive questa esperienza attraverso appunto vivendola e ponendosi delle domande dagli occhi appunto di una undicenne e poi di una quattordicenne che si trova circondata da una serie di adulti, persone problematiche, meno problematiche, persone di passaggio, persone importanti che restano dentro, persone che comunque creano delle relazioni e suscitano dei sentimenti. Vuoi che intervengano? Sì, così facciamo, comprendiamo naturalmente che forse è giusto leggere il libro, no? Però è anche bello, insomma, immagino che tra il pubblico sicuramente c'è qualcuno che ci sono. Sì. Allora, relazioniamoci che forse è anche più bello. Prego, chi vuole intervenire? Prego, Presidente, il Presidente del Consiglio. Buonasera, il mio prefetto, la ringrazio prima di tutto perché è venuto a presentare questo libro che per la comunità di avvocatura ritengo un libro molto importante. Il libro non vuole essere un commento specifico nel libro, ma vuole essere una testimonianza e spero di riuscire a spiegarmi bene, perché è una, come ho portato questo libro, questa copertina, come ha detto con il nome di Giulio. E sono ritornato un pochino anch'io ad essere bambino e sono ritornato, diciamo, ho 52 anni, sono ritornato all'età di 10 anni, 11 anni, e soprattutto lavoro nei campi, perché in passato, diciamo, 40 anni fa c'erano studenti, c'erano anche lavoratori, e noi avevamo in località moglie nel terreno. E anche noi c'era anche la famiglia Lio, o meglio Vincenzo Lio, preferisco ricordarlo, e c'era il nonno di Cristina, e lì si lavorava e c'era anche un'altra persona, un altro ragazzo più grande di me, 4-5 anni più, che era il papà di Cristina, e con un senso particolare lo ricordo soprattutto con un cavallo. E si parlava di più o meno, qualche volta si condivideva anche qualche giornata che lavoravamo insieme, quando per esempio la sparo oppure la giornata della via, e con un pensiero diverso, perché mentre io, diciamo, già da piccolo un po' militarizzato, diciamo, verso io della polizia, lui invece diceva di no, perché aveva un altro sogno, il sogno di protezione di coscienza, di mettersi a disposizione degli altri. Oggi siamo qua e parliamo di operazioni di coscienza, di droga, di handicap, con una facilità, diciamo, un pochino diversa, ma 40 anni fa era una realtà ben diversa. Certo. Anche oggi parliamo di tumore, lo diciamo, parlo di tumore, no? Si diceva,
si parlava di nascosto, diciamo. Poi soprattutto conoscendo la famiglia, c'è il professore Lio, c'è Esmeo, era una famiglia che diciamo poteva avere un altro indirizzo, invece la sua scelta era quella di essere di fare un pittore di coscienza. E poi ricordo vagamente, ecco, un furgoncino, forse ricordo anche lei, piccolina, dopodiché diciamo le cose sono, poi ognuno ha preso la propria strada. E vorrei ricordare proprio una cosa importante, cioè Papa Francesco ha detto in questi giorni che ci vuole coraggio per andare contro corrente, e se noi riprendiamo 40 anni fa, effettivamente la scelta di Dio era una scelta proprio del tutto controcorrente. Quindi io voglio concludere veramente con un ringraziamento particolare veramente di cuore, perché credo che chi semina con amore, chi semina bene, prima o poi raccoglie i suoi frutti, e questo libro, questo che oggi siamo qui, che quindi sicuramente sicuramente un frutto anche di quella scelta molto importante che oggi ci trova tutti qui riuniti insieme. Quindi io ti faccio i miei auguri personali, gli auguri personali da parte mia, da parte della famiglia, perché ci conosciamo con la vecchia generazione, perché è la prima volta adesso che la vedo dopo 30 anni, quindi ricordo proprio effettivamente questo furgoncino rosso che poi si ritornava in campagna. Quindi faccio anche gli auguri da parte di tutto il Consiglio Comunale, spero che sia il primo di una lunga serie. Descritte con grande, ma soprattutto questa pacatezza, questa rilassatezza che c'è, questa meditazione, né da mio poi non l'ho capito, forse non l'ho capito nemmeno chiedere se ha scritto adesso con degli appunti presi quando aveva quell'età, oppure se una ricostruzione fatta adesso. In tutti e due i casi è qualcosa di miracoloso, perché se ha preso quegli appunti a 11 anni è qualcosa di spettacolare. Se l'ha fatto adesso, e come dice il professore Colorai che ci ha fatto notare, è cambiato il registro, ma dopo io il cambiamento dopo il motorino, no? che cambia registro. Come si fa a cambiare registro? Sono dei pezzi che sembrano scritti da due mani, cioè come se fossero stati scritti allora. Quindi vabbè, non lo voglio sapere se è scritto. Sono appunti veramente. C'è il professore Fulera che vediamo. Cioè, è veramente in tutti i casi una cosa magistrale, veramente. E quindi sì, mi associo con i complimenti che hanno fatto tutti quanti, perché veramente è come di regalare una cosa che ho nella mia scrivania da tanti anni, una fotografia fatta durante una passeggiata a cavallo, il cavallo che in cui c'è trovare quello volevo fare, ma non ho fatto mai tempo a tanto. Aggiungere questo a quello che ho detto, perché secondo me, cioè, io quando leggo un libro, cioè, leggo il libro, cioè, capisco tutto quanto c'è un contesto antropologico, culturale, familiare, però mi sono posto in quest'ottica. Io vivo in Cina, mi capita tra le mani il libro di Cristina, lo leggo, ebbene, che cosa colgo? Cioè, io non ho guardato l'aspetto personale, il fatto che conoscessi il padre, conoscessi, per carità, le cose per personale sono assolutamente eccezionali, non sto facendo. Però devo dire, io ho cercato di guardare l'aspetto proprio letterario del libro, il valore letterario del libro, cioè che è un valore che va, ho cercato di dirlo, che va al di là, ecco, dell'aspetto proprio del fatto che io conosco la persona, mi identifico con la persona o con la sua storia, e quindi io ne traggo che cosa, una serie di riferimenti contestuali a quel mio rapporto personale. Per giunta, questo tipo di rapporto non è un rapporto neutro, è sempre un rapporto di tipo, come posso dire, legato a dei pregiudizi. Pregiudizi non in senso negativo, anche in senso positivo. Allora io non riesco, se mi pongo in questo ottico, in quest'ottica, a comprendere. Cioè, il libro può essere anche un libro di denuncia, un libro di informazione, e quindi può avere questo valore, può avere questa valenza. E in questo caso, voglio dire, io non penso che sia questo libro, per come l'ho detto io,
cioè sì, è anche vero che c'è la denuncia, c'è la possibilità, come posso dire, di far conoscere una realtà che non è più che nota. Ci sono questi aspetti, sicuramente. E sicuramente il libro ha questo valore. Infatti, Padre Benedetto ha messo in una serie di cose che mi sono, come posso dire adesso, ho focalizzato meglio dopo il suo ascolto. Però, effettivamente, io ho provato, dal mio punto di vista, chiaramente, di fare una lettura di un romanzo, per vedere il romanzo che valore, dal mio punto di vista, aveva. Quindi, secondo me, è importante questa cosa, cioè non limitarsi, perché anche io penso, probabilmente, che Cristina Lio abbia anche la possibilità di fare altre cose e di puntare anche su questo aspetto, diciamo, letterario. E quindi, sicuramente, diciamo, è importante mettere, ho voluto chiarire questa cosa, perché sono altrimenti, poi alla fine, se io mi fermo al contenuto intrinseco, un po' come se sminuissi il valore formale di quello che è stato fatto. Difatti ho un po' accentuato il male, proprio perché ho voluto collocare la mia analisi in questa direzione, va bene? Proprio per, cioè in modo voluto, ecco, questo volevo puntualizzare. Sono tutto chiaro? Sì, grazie professore, ma io quando ti ho chiesto, diciamo, di dialogare un po' con l'attrice e con gli altri, era proprio questo, cioè io ero sicura, no? C'era questo aspetto, volevo che nascesse, che venisse fuori questo aspetto, che non è assolutamente poco, e che da qui si parte. Ma infatti è stato colto benissimo da una persona che assolutamente non mi conosce, no. Anche come ha detto Padre Benedetto, le cose che sono arrivate appunto attraverso un semplice strumento del libro, senza la conoscenza personale. Quindi mi fa molto piacere che appunto ci sono state tante queste esperienze. Nello stesso tempo è naturale che ci siano delle riflessioni e dei ricordi. No, anzi, va benissimo, no, perché il contesto sono per felice, questo libro sono assume anche questo po' di sono anche contenta di questo, perché non bisogna mai dimenticare, io dico, no? Quindi le radici. Tra l'altro nel libro, nel romanzo c'è anche decollatura comunque. L'aspetto della montagna. Sì, sì. Infatti, io gradirei che fosse infatti letto. Molto bello, molto identificato, sì, identificato bene, sì. Una bella ricchezza in realtà. Anche perché poi di quella cura ci stava bene, mi ero contenta di venire. Sì, una espressione felice. Sono legata con nessuno. Prego, io non ho letto il libro, però lo comprerò, quindi non c'è problema. Però quello che mi è fatto importante questa sera è che da questa discussione in un argomento così importante e serio sia nata da una denuncia da Benedetto, il quale ha messo in evidenza sia la mancanza di solidarietà tra la popolazione, sia l'ingente numero di droga che c'è in questi territori, perché è vero, ha ragione. Allora, è importantissimo, io la ringrazio per questo, perché è importante che noi cittadini ci rendiamo conto che l'unità è la cosa fondamentale, sia per prevenire, sia per aiutare, altrimenti il suo rimane un discorso a vuoto e non deve rimanere tale, perché ha dato un messaggio fondamentale. Rifacendosi al libro. Ringrazio la scrittrice perché ci ha dato modo anche di ascoltare questo messaggio. Grazie. Grazie. Qualche altra riflessione? Va bene, eccellenza. Lei ha ascoltato sia la comunità, perché insomma è indubbio che lei ha compreso che io ho voluto presentare questo libro, intanto devo essere sincero, proprio per, non solo per una ricchezza come può essere appunto quella di Cristina, che ora ci ha fatto conoscere sia il professore Culerà che padre Benedetto, ma proprio anche per dare un segnale che le risorse del territorio sono tante e che vanno valorizzate e che poi da una risorsa nasce una, diciamo, una richiesta di attenzione. È un impegno, è un richiamo anche, perché no, se vogliamo leggere così, anche la comunità sia ancora più solidale e sociale di quanto è, perché questi valori, per fortuna, io devo essere sincera, insomma in questa comunità sono tanti. Noi, eccellenza, accogliamo anche queste
tre donne straniere che sono richiedenti asilo politico, sono nell'ambito di un progetto SPRA di un altro comune, che invece però l'abbiamo accolte noi. Sono tre donne, due nigeriane, una somala, tutte e tre con bambine molto piccole, di cui una è nata solo due settimane fa, quindi l'abbiamo accolta con piacere. Quindi c'è tanta, tanta solidarietà, tanta anche amicizia, accoglienza. È indubbio che i progetti, i problemi sociali non li abbiamo neppure mai nascosti. Ripeto, il contratto locale di sicurezza che stiamo facendo con la provincia e la prefettura è un contratto locale di sicurezza che proprio, ad esempio, fa parte di Collatura, non fanno parte altri territori del comprensorio, anche se secondo me poi alla fine i problemi sociali ci sono in tutti i comprensori. Però ecco, sta puntando molto anche su mettere su qualcosa che possa accogliere e non disperdere, perché c'è tanta, tanta, tanta gioventù che purtroppo il fatto che io insisto che siamo spesso fuori da alcuni diciamo circuiti, il fatto che poi però ci si disperde alcune volte per piccole cose, io dico, no? Alcune volte anche per la longa. Allora questo fatto ci ha fatto riflettere, conosciamo la realtà, noi siamo un'amministrazione che, devo essere sincera, non l'ha mai nascosta la realtà. C'è tanta realtà positiva, ma è indubbio che ci sono i problemi sociali, ma non li abbiamo mai nascosti, non li vogliamo nascondere, quindi questo è anche da stimolo a fare meglio domani. Quindi ecco perché ti ringrazio così. Eccellente. Grazie, non è una circostanza per me abituale quella di non presentare, insomma essere presente anche chiesto di commento alla presentazione di un libro. Pertanto il conto sarebbe stato estremamente più facile se fosse trattato di una saggistica di mestiere piuttosto che di un romanzo, che peraltro non ho letto, come la professoressa mi ragiono all'oscuro dopo aver sentito gli interventi. Credo che la presentazione fatta in realtà non solo dal professore Gian Giuseppe Benedetto, ma anche dal compagno di scuola, dal compagno di liceo, collega di liceo, non so se è proprio compagno di classe, mi sembra di aver capito che è collega. Peraltro sarei curioso di conoscere l'età del professore Mussolini. Dov'è? 57 anni. Mi sembra un modo di presentare questo romanzo in maniera assolutamente convergente. Lei ha ritenuto che è necessario fare una precisazione, e può dire che invece era chiaro, dal mio punto di vista è perfettamente chiara la lettura del libro che lei mi aveva dato, insomma, anche per il mestiere che fa, no? Mi pare abbastanza naturale, ne fa una lettura esclusivamente tecnica, ed era, come dire, il giusto modo di presentarlo questo libro in questo contesto, così come mi sembra assolutamente coerente con il precedente di mestiere di padre Benedetto, l'accento che lui dà, traendo lo spunto dal tema portante del romanzo alle difficoltà di un contesto sociale, di una collettività, al bisogno di lettura del disagio, di risposta al disagio, alle necessità sociali, agli obblighi di chi ha la rappresentanza politico-istituzionale della collettività. E anche l'intervento del professore Musolino torna a dire che si pone, a mio avviso, in maniera del tutto
perfettamente complementare. Arricchisce in maniera completa il panorama, ma il valore aggiunto, se me lo consentite, dell'intervento del professore è dato dal fatto che lui ha tirato una linea di congiunzione che non è soltanto storica, legando il periodo del suo vissuto, del vissuto del papà dell'autrice con l'autrice, ma è una linea di congiunzione di una collettività, del frutto di questa collettività, del ritorno nel luogo di origine, del ritorno della storia anche del luogo di origine. Ed è una linea che tratteggia una continuità tra ciò che è stata l'istanza di una generazione degli anni tardi anni 70, con le esigenze di solidarietà che il padre Benedetto evidenzia benissimo, e con il disagio sociale di una collettività distante dai centri di grosso interesse, che soffre invece del problema della tossicodipendenza in maniera drammatica. Ed è su questo che volevo in qualche modo dire qualcosa, non senza prima aver espresso tutta la mia ammirazione per l'autrice, ma non per il fatto che ha scritto un libro, che è cosa di per sé già notevole, e non per il fatto di averlo scritto così bene, come ci hanno spiegato, che è cosa altrettanto notevole, ma per il suo processo di maturazione. Evidentemente veniva vissuto in un contesto non facile, non gioioso, ma che evidentemente non è riuscito a togliere né la passione né la voglia né il sorriso. Insomma, questo è un fatto veramente notevole, anch'esso. E oserei dire, anche rischiando di essere esagerato, oserei dire questo stesso ponte di ricchezza, perché non vi è ricchezza interiore se non vi è sofferenza, se non vi è vera sofferenza, perché la sofferenza. Perché la sofferenza fa crescere, non vi è felicità vera, non vi è serenità, e la felicità nasce dalla felicità, dalla serenità, come ci dice Schopenhauer, se non si è vissuto con grande equilibrio l'esigenza del vivere interiore con il confronto con la sofferenza altrui. Bilanciamento quotidiano di questo essere, di questo poter essere, mi rendo conto, professore, che mi sto infilando in un campo che non è mio, insomma, però me la consente, piccole, forse anche inesatta divagazione. Dicevo del professore Musolino, la cosa della linea di congiunzione e della importanza anche delle cose che ha detto. Vedete, noi abbiamo vissuto questa grande sbornia degli anni degli anni 70. E siamo andati alla ricerca ai primi 70, io ero giovane, non è proprio, e andavamo alla scoperta di forme nuove di
vita sociale, di vita politica, di nuove forme di felicità. Ed è stato un periodo di grande elaborazione culturale, un periodo di grande... questo è semplicemente... No, no, ci arrivo, ma poi dentro a mangiare adesso. Eravamo... era quella una generazione che tentava di dare un significato nuovo alla vita di chi veniva dal secondo dopoguerra e andava alla ricerca di principi rivoluzionari che avrebbero dovuto cambiare il mondo e portare gli uomini verso una eguaglianza sostanziale in assenza di guerra, di violenza. Nel bene o nel male, non è questo la sede opportuna per dare giudizi. Questa società nella quale evidentemente questa generazione nella quale parte papà della Cristina Rio ha infranto i suoi sogni nella superficialità e nell'attivismo degli anni Ottanta, che credo abbia molto distrutto non solo i principi che si cercava di affermare, ma anche quelli molto più antichi, portando una generazione quasi, generazioni successive quasi nel mondo. Uno degli effetti di quel periodo è stato, insieme con il miraggio della crescita economica altrove, è stato lo spopolamento delle aree interne e la creazione di feticci urbani fatti di milioni di persone alla ricerca di una difficile felicità da trovare, posta in fonti esteriori, molto evidenti, molto, molto superficiali ed estremamente banali, che poi ci hanno portato ad avere una società molto fragile, molto, molto debole, con reazioni che la Cristina ha vissuto nella sua comunità e delle quali ci parlava molto bene padre Benedetto. Noi abbiamo la necessità adesso di fare invece un percorso completamente diverso. E allora dove dobbiamo cominciare ad andare a fondare i nostri piedi per poter riscoprire qualcosa di diverso? Mica è facile per un'amministrazione inventarsi i motivi per cui improvvisamente un comune dopo 40 anni, dopo 50 anni possa diventare attrattivo per le nuove generazioni e farne un centro di distacchetto. Qui, mentre noi sappiamo invece che in Italia come altrove ciò che si afferma ancora oggi sono le metropoli da 10, da 20, da 30 milioni di persone che come facciano a vivere, in quali condizioni riescono a farlo, molto francamente mi è difficile vedere e comprendere. E allora probabilmente ciò che ci si impone, e questo dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista delle collettività, delle organizzazioni religiose, quale che siano, delle persone che hanno comunque una capacità di riflessione e un minimo di sensibilità, è tracciare linee di collegamento che possono costituire attrattiva di modello di vita, invece, e la riscoperta di un modello di vita che invece deve tornare, se vogliamo anche avere un futuro economico nelle nostre zone, modelli di semplicità che invece sono, anziché la povertà che si riteneva negli anni 80, la ricchezza vera di un collegamento di un popolo col suo territorio e con i valori del suo territorio. E su questo, che molto semplicemente, senza fare grandi voli, noi dobbiamo cercare di fare come istituzione, ma noi dobbiamo cercare di fare anche come centro di cittadino. Perché altra cosa, altro portato nefasto di quegli anni è che ancora oggi purtroppo ci siamo costretti a vivere, è che attraverso lo spopolamento, attraverso il miraggio, si è creata anche una struttura tra l'istituzione e il cittadino, e quel senso di collettività che era vissuto e che era stata la nostra forza fino agli anni del secondo dopoguerra, improvvisamente è stato un elemento di divisione e
il cittadino ha esercitato una facoltà di delega che alla fine si è tradotta in spessolarizzazione di un contesto, ed è questo che invece noi dobbiamo fortemente combattere. In uno sforzo grosso che è istituzionale e che è di collettività sociale. Io vengo sempre con molto piacere e frequento sempre con molto piacere il comune delle zone interne, signor Sindaco. Concludo perché, lo dico con estremo, vengo anch'io nella zona interna. E io sono uno estremo sostenitore della superiorità, o qualcuno mi vorrà ammazzare per questo, della superiorità intellettuale degli abitatori delle zone interne, ma non perché siano più intelligenti, non perché siano più sensibili, sono semplicemente costretti ad essere più corti. Sono stati storicamente costretti ad essere più corti, più riflessivi, più hanno dovuto occupare il loro tempo in maniera diversa, come dicevo io ai miei colleghi salernitani quando abitavo lì, dal mettersi un asciugamano sulla spalla e andarsi a divertire al mare. Non avevano questa possibilità, hanno dovuto occupare il loro tempo in maniera diversa, e questo è stato occasione di crescita. Poi le vie di collegamento hanno creato qualche iato, no, su questa questione, e lo creano tuttora. Recuperiamo questa possibilità, che è l'elemento primo della nostra ricchezza, e probabilmente avremo ulteriori motivi di crescita al nostro interno. Signora Cristina, io le faccio i migliori auguri, lo leggerò, ve l'ho dato, leggerò, io nemmeno cerco di leggere mediamente 3 o 4 libri al mese per mantenere una mia media e creare il mio collegamento, al di là delle mie incombenze lavorative, con il mondo esterno. Cerco di farlo, questo sarà il mio prossimo libro, non appena avrò finito di leggere un libro sul fascismo. Grazie, naturalmente io penso che non possiamo che concludere, diciamo, questa serata in occasione proprio anche delle feste, quindi io dico che è anche giusto che ora Padre Benedetto, insomma, no, mi permette di dire che io posso augurare un buon Natale di pace, e sicuramente, insomma, lui me ne dà sicuramente più di me, lo posso dire che lui ne ha sicuramente più di me a livello interiore, di pace, di serenità. E soprattutto veramente grazie per questa bella serata, grazie naturalmente sia alla professoressa che è venuta in rappresentanza del liceo, dell'istituto, della, diciamo, al posto della preside, che ha mandato i suoi saluti e che ringrazio sempre, e sia al vicepreside dell'istituto comprensivo della Collatura Sena Stretta, quindi grazie alle ragazze e ai ragazzi studenti, che veramente mi auguro che sia servito, e mi auguro veramente che poi magari nasca a scuola una discussione con l'autrice, perché noi abbiamo iniziato, ora noi diciamo sempre seminiamo e poi dobbiamo raccogliere tutti insieme. Quindi grazie, buon Natale di cuore, e ci rivedremo subito dopo questo, diciamo, questo Natale per, spero, inaugurare il poliambulatorio, questo nuovo servizio che avremo sulla sanità, che è sicuramente meglio di qualche strada in più o di qualche lampione in più, permettetemi. Penso che questo è un servizio sicuramente migliore. Grazie, auguri. Voglio dirvi solo una cosa a proposito del servizio dei medici. Credo che siano uno dei primi casi. In altre regioni si stanno affannando da anni e non riescono a creare questo servizio. Sì, questo abbiamo ottenuto. Ringrazio anche i medici del Collatura che ci hanno creduto, perché non è stato facile. Grazie, auguri.